Belen e Borriello si sono rivisti, Andrea Iannone non c'era. Belen e Borriello alla stessa festa a Milano, Iannone non c'era. Certi gossip fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso dei pettegolezzi su Belen Rodriguez e Marco Borriello, che sono tornati al centro dell'attenzione nelle ultime ore. Come fa sapere Novella 2000, l'argentina e il calciatore hanno partecipato alla stessa festa a Milano. Non una qualsiasi, bensì il party di compleanno dello stilista Alessandro Martorana. Ovvero uno degli appuntamenti mondani più importanti e attesi. La showgirl si è presentata all'evento da sola, senza il fidanzato Andrea Iannone, impegnato con il lavoro. L'incontro ravvicinato a Milano, grazie a questo party, sta alimentando il gossip delle ultime ore, si legge sul sito della rivista diretta da Roberto Alessi. Cosa è successo tra la modella di Guess e il napoletano? Per il momento non ci è dato saperlo, ma, a quanto pare, la situazione sta facendo chiacchierare parecchio gli appassionati di cronaca rosa. In realtà, c'è da sottolineare che la sorella di Cecilia e Jeremias è rimasta in buoni rapporti con l'attaccante della Spal ed è altamente probabile che i due abbiano scambiato solo qualche chiacchiera in amicizia. Del resto, la scorsa estate Belen non è mancata alla festa di Marco a Ibiza, nella villa che Borriello possiede da anni. Belen Rodriguez sta per andare a convivere con Andrea Iannone. Di recente Belen ha chiarito che la storia con Andrea Iannone è più seria che mai. Insieme da un anno e mezzo la coppia sta facendo progetti di vita insieme. E la Rodriguez è pronta a lasciare Milano per seguire il pilota in Svizzera. Andrea vive da tempo a Lugano e ha acquistato una nuova casa dove ospitare la fidanzata. Un appartamento lussuoso e spazioso, qui le foto, adatto anche alle esigenze del piccolo Santiago, che ha un buon rapporto con Iannone. Il trasferimento non è però immediato, la sudamericana ha deciso di prendersi del tempo. Soprattutto per il bene del figlio che ha da poco iniziato la scuola americana in Lombardia.